Stai per ascoltare Review, programma di attualità registrato in diretta, in onda su Parole di Vita. Benvenuti in diretta con noi in questo spazio che ogni giorno alle ore 12 il Signore ci concede di avere proprio per vivere un tempo alla sua presenza e anche, perché no, approfittare per presentarvi tantissimi ospiti meravigliosi, servi del Signore che ci raggiungono qui in studio, che si collegano con noi, e quest'oggi proprio abbiamo l'opportunità di avere insieme a noi il pastore e apostolo Paolo Pereira. Grazie e benvenuto di essere venuto, grazie per essere venuto qui e benvenuto nei nostri studi di Parole di Vita, pastore. Grazie anche per me, è veramente un piacere di essere in mezzo a voi in questa gloria a nome del Signore. Sì. Piacere nostro, noi siamo felici e scopriremo la storia di un uomo che possiamo già in qualche modo spulciare dicendo e definendo essere stato aver vissuto il baratro, il più profondo baratro, e poi rilanciato verso quanto il Signore ha stabilito per la sua vita, esattamente come fa quando le nostre vite sono rimesse nelle mani di colui che può ogni cosa. Noi siamo felici in questo giorno anche perché quando vi parliamo dell'opera di Dio, siamo consapevoli che Dio quell'opera la può ripetere nei cuori e nelle vite di tutte le persone che si affidano a Lui, perché l'opera che il Signore può fare anche per te, caro amico, cara amica, è un'opera che proviene dalla sua grazia. Con questo noi partiamo immediatamente, ma non possiamo, come di consueto facciamo, partire se non prima prendiamo insieme un buon caffè biblico. Buongiorno Caffè Biblico, sono qui insieme con il nostro carissimo fratello James, nato e cresciuto come musulmano in Iran. Faccio qualche domanda, fratello James. James, allora, siccome tu sei nato e cresciuto musulmano, come mai sei venuto da Gesù? I was Muslim, I was born Muslim. Ero musulmano, nato musulmano. And grow up as a Muslim. Cresciuto come musulmano. And I did all things that Muslim must do. Cercavo di seguire tutte le regole della vita musulmana. Until 30 years old. Finché non avevo 30 anni. When I was 30 years old, I went to Thailand to go to Japan to work. All'età di 30 anni sono andato in Thailandia, e da Thailandia volevo andare in Giappone per lavoro. One person in Thailand cheat me and got all my money and everything. Mentre mi trovavo in Thailandia, sono stato rubato e ho perso tutto, passaporto, documenti, tutto, soldi. I was looking for him to get him. Lo cercavo. To pay off him. Per farlo pagare. But in this while, I find church. Ma in questa crisi ho trovato una chiesa evangelica. I went to church and I saw the amazing love in Christ. In questa chiesa ho sperimentato per la prima volta un amore reciproco, un amore di Cristo. I asked Jesus, if you are God, heal my brother. E poi l'ho fatto così, di scatto: Gesù, se tu esisti, guarisci il mio fratello. He heals my brother. E guarda a caso che Gesù ha guarito. And his love changed il mio my fratello life. E l'amore di Gesù ha cambiato la mia vita. That's why I accept Jesus as my God and Savior. Ecco perché ho accettato Gesù come mio Dio e Salvatore. That is my testimony. God calls Muslim man to Buddhist country to meet Jesus. Ecco la mia testimonianza. Un musulmano è stato chiamato in un paese buddista, e in questo paese buddista ho conosciuto un cristiano e mi sono convertito a Cristo. Fratello James, ma tu sei stato arrestato per la tua fede in Gesù in Iran? Yeah. I arrested 2 times. And now so many our friend, our church member is in jail. Allora, tu sei stato arrestato 2 volte per la tua fede in Cristo, e poi ancora oggi ci sono tanti, tanti credenti che si trovano in carcere, in tanta sofferenza.
Se tu potresti dire qualcosa alla Chiesa italiana, che cosa vuoi dire alla Chiesa italiana? The word that encourage us and you and all of Christianity and the person who believes Jesus. La parola che ci incoraggia come cristiani. Comes from Bible. Queste parole di incoraggiamento vengono proprio dalla Bibbia, la parola di Dio. In Matthew 19, verse 26. Matteo 19, versetto 26. Jesus says, but Jesus looked at them and said to them. Gesù li guardò e li disse. With man this is impossible. Con l'uomo è impossibile. But with God all things are possible. Ma con Dio ogni cosa è possibile. All things possible. Ogni cosa è possibile. I stuck in so many impossible things. Io mi trovavo in tante circostanze impossibili. But this verse. Ma questo versetto. Shows. Mi dimostra. The power of the Lord in my life. Il potere, la potenza del Signore nella mia vita. Doesn't matter which situation do we have. Non importa che persecuzioni dobbiamo subire. Doesn't matter what people says about impossible. Non importa cosa dicono gli altri per quanto riguarda ciò che è impossibile. But we must know. Ma dobbiamo sapere. Jesus says the last word. Gesù ha sempre l'ultima parola. Everything is possible with God. Ogni cosa è possibile con Dio. Grazie, fratello James. Thank you. Grazie. Bentornati, grazie per questo caffè biblico, ringraziamo il Signore, abbiamo in studio con noi, come già detto in apertura, il nostro carissimo ospite Paolo Pereira, grazie per questa opportunità, Pastore, rinnoviamo i ringraziamenti. Io subito, oggi faremo proprio questo, parleremo della opera che il Signore ha fatto nella vita di questo uomo che ha chiamato da una storia difficile che ha dovuto attraversare e oggi proprio la scopriremo partendo proprio piano piano. Innanzitutto ti chiedo, Pastore Paolo, la prima domanda proprio di partenza per conoscerti meglio, da dove stai arrivando e se ci puoi spiegare di cosa ti occupi ora nella vita. Ora in questo momento, e poi facciamo un passo indietro. Un passo indietro, va benissimo, sì. Io italiano proverò a parlare così di una maniera chiara, semplice. Oggi sono una persona che sto molto contento di essere qua. Sono venuto da Svizzera, adesso, dove mi localizzo, sono sposato, c'è una mia moglie, tre figli, due nipoti. E stavo 27 anni come pastore, 15 anni in un tempio principale in Zurigo, 12 anni in un altro tempio che ho cominciato la chiesa, e adesso è passato questa opera davanti ad altre persone. Oggi sto mi occupando più di quello che il Signore ha portato nel mio cuore, di poter aiutare le pastori che stanno cominciando il suo percorso in cammino del Signore, ha bisogno di un po' il sostegno nella opera di Dio, e questo sto facendo adesso con l'Italia, con Portogallo, Brasile, in altri Alleluia. Paesi. Alleluia. E per me è una gioia di essere veramente qua. La gioia è nostra, e grazie per questa possibilità che ci dai di conoscere anche la tua storia. Pastore Paolo oggi rappresenta un ministero avviato oramai da diversi anni, con molti frutti riconoscibili anche all'interno delle nazioni che il Signore ti ha consentito di toccare, ma non è sempre stato così. Vieni da una storia particolare che noi vorremmo proprio approfittare di questa intervista, vorremmo proprio approfittare di conoscerla. Ecco, quindi do la linea, raccontaci un po' la tua storia. Okay. Vuoi fare corto, non è mai semplice. Vengo da cresciuto in una famiglia piccola, insomma eravamo sette fratelli. Sette figli, sono nato in São Paulo, Brasile, in un posto abbastanza pericoloso. La mia mamma, quando sono nato,
dovuto lavorare, con tutti questi figli, lei mai non era sposata e non aveva supporto per mantenere tutto questo. Io ero un piccolo, più giovane, malato, bambino che normalmente doveva morire. Già oggi, quando vedo oggi, vedo sempre la mano di Dio, già la mia figlia. Alleluia, amen. Amen. E i miei figli, la mia mamma, come non poteva, i figli sono andati tutto in parte che sono cresciuto in orfanotrofio. E io sono dato a una famiglia amica per curare a me. Per me questa infanzia anche non era facile, perché mio padre, che era adottivo, aveva problema con l'alcol e così faceva una... Siamo cresciuti in un modo molto severo, un modo molto duro, no? Abbiamo vissuto situazioni che non era piacevole a un bambino, a una persona che la mia età, quando ho cominciato a crescere. Viviamo in questo quartiere molto, aveva bande, i miei amici, era tutto criminale, persona con diversi passaggi difficile. Io volevo anche, già ai 6-7 anni, volevo anche essere come loro, essere indipendente, forte, come loro. Volevo stare insieme a loro, ma aveva uno che sempre diceva per me: no, Paolo, tu devi andare a scuola. E di tutte quelle mie amici, io ero l'unica persona che andava a scuola. Questo è il secondo punto che vedo anche la mano di Dio. Poi io volevo stare insieme a loro, volevo camminare con loro, volevo sfruttare quello che loro facevano, no? Io già con quella piccola età, ma il Signore ha provveduto, loro ha detto: no, tu vai a scuola. Io ero l'unico che andava a scuola, e così è andato. E questa situazione si è tornata più sempre difficile. Ho trovato un modo di rifugiare in questa situazione. Andato a praticare a boxe, che box per me, io mi piaceva il calcio. La difesa, per difesa. Per difesa, ma anche per, come dice, per esporre tutto quello che aveva dentro di me, la rabbia, perché ho saputo dopo che non era figlio, che era figlio adottato, che aveva una famiglia, che aveva una madre, che aveva più fratelli, tutte queste cose... è rimasto per me un trauma. Oggi capisco tante persone che soffrono in questa dimensione, sofferenza. Perché una persona quando passa una cosa si rende conto di quello che è, come veramente. E dopo ho trovato in boxe, non aveva pietà, era una persona veramente più brutale, e più passava il tempo mi cercava. Cercava la felicità, ma per me era sempre un vuoto dentro di me, algo che non poteva colmarlo. Sì. E così ho cercato la felicità in tante parti. Dopo il dinero, ho lavorato solo, e con gli anni che è passato aveva successo, è andato più soldi. Dopo aveva due case grandi, del ristorante in São Paulo, Brasile, che è cominciato a andare benissimo in termini finanziari, le cose andava tutto bene, ma dentro di me era sempre un ruoto, una richiesta, un vuoto grande dentro di me. Un'insoddisfazione, sì. Era legato, Pastore Paolo, a un po' al trauma che hai vissuto, e in un certo senso l'abbandono della tua famiglia, anche scoprire che non è stato proprio un tempo in cui hai potuto, come dire, vivere l'infanzia che tutti i bambini dovrebbero vivere in un certo senso. Sei stato molto violentato nel carattere, all'interno, sei cresciuto con la rabbia. Algo dentro, no? Un vuoto dentro. Sì. Che più che cercava la felicità, più cercava le cose, ma non poteva raggiungere quello che voleva avere, perché dentro di me era sempre come marca. Io era molto brutale, una persona mi guardava un po'
stretto, già litigare, già partire per litigare. La brutalità, era una persona veramente. Abbiamo un problema con polizia, con tante cose a casa mia, perché sempre le medie diventava sempre più peggio. Sì. E dopo, con l'età di 26 anni, già come soldi aveva abbastanza andato bene, tutto bene, insomma, volevo venire a Portogallo, a Europa, insomma è venuto a Europa per riprendere quello che ho lasciato in Brasile, pensando che andava bene, dopo è andato più male, insomma, ho perso tutto, questo è andato veramente una disperazione per noi, che aveva vissuto qualcosa con i soldi, con le finanze. Oggi io capisco tanto, quando vedo persone c'è tante cose, si preoccupa con tanto, tante cose, e alla fine dentro rimane lo stesso, no? Perché vero. La vera della felicità viene di un'altra maniera, no? Che poi scopriremo tra poco. E così è andato a Portugale, è rimasto con 26 anni, e perso tutto. E con 30 anni sono arrivato in Svizzera, pensato che le cose andavano bene, ma non sapevo la lingua, le persone guardavano con me, come state a lavorare in un posto piccolo, pulire i piatti, piatti, queste cose. Andava piatti, sì. È cominciato tutto così, e dopo è entrato in depressione. Depressione, ha cominciato con l'alcolismo, è preso nell'alcol. Per me è stato andava sempre più profondo. Pensato che poteva uscire fuori, perché adesso era in un altro paese, andato in Europa, ma è andato sempre. Posso farti una domanda, pastore? Come mai hai pensato di lasciare il tuo paese, San Paolo, per poi spostarti in Europa? E sicuramente c'è stata una motivazione molto forte, perché non è facile scoprire, diciamo, l'abbandono per un comfort sicuro, per qualcosa che invece si presentava come un'insicurezza ancora. Vero. Sì, perché mio sciocero? Suocero, che era insieme, abbiamo insieme, lui era portoghese e la mia moglie era brasiliana, ma il papà portoghese. Quindi era anche il socio più che il suocero. Sì, insieme facevate diciamo affari e poi siete tornati nella sua paese, diciamo. Sì, così. E dopo volevamo provare ad andare avanti insieme. Per tutti noi le cose non andato bene. E così è arrivato in Svizzera dopo. Arrivato in Svizzera e pensavano che poteva ancora migliorare le cose, ma andava depresso, preso un alcol, distrutto, senza senso della vita. E tante volte mi sembrava più pensieri di uscire con la vita, il suicidio, no? Aveva veramente è stato questo momento più buio della mia vita, più basso, mi ha distrutto. È stato in questo momento quello che è una nuova tappa, che adesso vedo che comincia una nuova tappa di vita con me, la mia vita. Aveva un gruppo di portoghesi che si trovava in Svizzera, credenti. In mezzo a loro aveva un italiano di Foggia, che è Marino, che è un fratello che veramente che io tengo molto in cuore, perché mi ha aiutato a camminare il primo passo della mia vita, no? Alleluia. E mi dice una parola che ha toccato profondamente, mai ascoltato questa parola in una maniera così. Lui mi ha dato una parola che oggi per me è la parola più importante che può avere. Alleluia. Lui ha detto: Gesù ti ama. Questa parola mi ha preso di una, come dice, una maniera tan forte, potente dentro di me, che qualcuno mi ama e qualcuno può mi aiutare, per portare fuori di questa situazione. Ma aveva e nello stesso momento aveva la incredulità. No, questo non è, questo è solo una religione, un pensiero, una religione, cose che quello che ti dice alleluia, quello che va, cose, ma non penso. Ma il Signore conosce il nostro cuore, così come ha detto, così io desidero, ha deciso di entregare la mia vita a Gesù. Alleluia. Lasciare quella mia vita spezzata,
La mano di Dio, ricevuta, Signore, veramente il mio cuore come il mio Signore, come il mio Salvatore. Preso, falò Dio, perché in questo momento che ho andato in questa comunità italiana aveva un testimonio molto forte che mi ha impactato, una famiglia italiana stava dando un... Per questo dico oggi che la testimonianza è molto importante. Amen. Anche quello che amen. Le persone stanno vedendo oggi qua, amen. Lo credo che è importante anche per alleluia. Ognuno che sta guardando. Amen. Perché ho visto una testimonianza. Questa testimonianza era una famiglia che ha avuto un incidente con la macchina. Aveva un matrimonio con due bambini. E la macchina è rimasta distrutta. Non si poteva vedere. Loro ho fatto vedere una foto, così la macchina, e quella famiglia dà una testimonianza che è uscito fuori. Alleluia. Questo è impattato adesso. E quello è il momento mio, perché ero lì e visto quello, ho detto, no, Dio, se veramente tu esisti come qua, può anche cambiare la mia vita. Alleluia. Sì. Alleluia. E in quel momento io ho entregato la mia vita al Signore. Ho sentito qualcosa di diverso, ho sentito che ero vero amore, come dice in Giovanni 3,16, né? Poi Dio ha tanto amato Amen. Il mondo che ha dato il suo figlio unigeno affinché Amen. Chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. E questo Amen. Amore mi impacta il mio cuore. Alleluia. Dopo Alleluia. Io bevevo, io stavo preso sempre l'alcol, aveva l'ansietà, aveva depressione, aveva i medicamenti. Dopo quella serata non succede niente, ho fatto una preghiera, andato a casa, non è che sentito, non so cosa, non sentito, andato a casa normale, so che quando andato a casa voleva prendere alcol e sentiva come una voce che mi diceva no, io ti ha liberato. Io pensavo che adesso rimaneva un po' non bene perché già stava sentendo voce, non era abituato, sentivo una voce chiara così, era come mi diceva no, non bisogna bevere più alcol, ti ha liberato, ti ha fatto una opera. Alleluia, alleluia. E non ho preso alcol. E dopo voleva dormito quella sera, mai dormiva perché sempre aveva problema, prendeva alcol, prendeva medicamento, non dormiva. Sonniferi. Aveva quello basso, alto nella basso. Vita. Depressione, oggi posso intendere questo, sono come una onda che una persona mai sta instabile. E così, e dopo un altro giorno ho alzato, era tutto nuovo, tutto diverso. E prima prendeva Alleluia. Subito l'alcol, prendeva il medicamento, prendeva le cose. E quel giorno è cominciato un cantico che cantava una musica che diceva mano della mano con lui, come una musica antica. E cantava, e cantava, e era una gioia. Io non Amen. Sapevo di quello, Alleluia. Non sapevo... Non conosceva niente di questo, so che stava sperimentando qualcosa che per me era nuovo. Alleluia. Era qualcosa di diverso, qualcosa di impactante, di vero. Qualcosa di che nessuno ha detto per me, era una cosa personale, Alleluia. una rinnovazione completa. Alleluia. Oggi io posso capire quando leggo e parte dell'Apostolo Paolo, quando è vissuto con questa esperienza con Dio, oggi, perché io ero incredulo, io dicevo no, il mio Dio era il mio porta, era la mia cartella, il mio portamonè, portafoglio, questo era il mio Dio, per me, ma adesso stavo provando, che non era quello mio Dio, adesso sta provando un vero Dio, quello che mi stava uscendo di tutta quella rabbia, di tutta quella infelicità, di tutta quella malattia, tutta quella prigione, tutto mi dava quella liberazione completa. Alleluia. E cantava, giorno per giorno prendeva, e dopo, di quel giorno fino ad oggi, mai preso altro che mia vita. Alleluia. Mai. Foi um decisivo, foi álcool, cigarete, vici. Hoje eu capisco como o Senhor cambia no nosso falar, na minha boca não podia sair mais. Era tudo diverso, eu sembrava così que estava vivendo outro mundo. Alleluia. E così mi ha impactato tanto la mia famiglia, grazie, che tutta la mia famiglia dopo voleva sapere che stava succedendo con me. Oggi tutto credente, sono tutto servito gloria a Dio. Dio. Gloria a Dio, alleluia. Una opera completa. È cominciato così... cosa che è impossibile, tutto guardava per vedere quello che il Signore ha fatto a me, e dopo il Signore prendeva anche, dopo mia socia, mio socio, famiglia, tutto
Amen. Dato la vita a Gesù, oggi sono tutte persone che stanno ancora al servizio del Signore. Gloria a Dio. E così è algo impressionante, no? E aí inizia il ministero, perché aí ho cominciato a evangelizzare, cominciato a parlare di Gesù. Voleva che tutte le persone accanto a me potevano sperimentare quello che hai vissuto. Quello che ho vissuto, perché era molto forte, non era una cosa, qualcosa da dire, che una persona ti dica, ah, questo funziona così. No, no. Voleva che tutto sapeva, andava per tutte le visite. Lavorava in una montagna nel cantone di Vivaldi e veniva a Zurigo, che era la città più grande, veniva a evangelizzare in tutta la parte insieme a un altro pastore, faceva 3-4 viaggi per settimana per venire a evangelizzare. Così è cominciato la chiesa latina, è cominciata a crescere, il Signore è cominciato. Dopo è andato a fare corsi biblici e dopo è andato a me specializzare di più conoscenza. E insieme a questo pastore cominciamo a lavorare, il Signore ha provveduto che stiamo insieme in quella chiesa che io ero seduta nell'ultima, che quando ha dato mia vita a Gesù, in quella lo stessa chiesa che è stato dopo 15 anni con il pastore. Alleluia, alleluia. Questa è una opera veramente. Alleluia, alleluia. Il Signore può fare. Alleluia. Gloria a Dio, alleluia. Bene, io sono veramente molto benedetto da questa storia, pastore, è stato qualcosa di meraviglioso scoprire anche il modo in cui Dio ha osservato la tua vita, che è lo stesso modo in cui osserva la vita di quanti egli ha scelto, ha definito, sì. Come probabilmente in questo momento molti amici stanno seguendo e rimedesimandosi all'interno delle tue parole. Sì. Questo giorno abbiamo scoperto la storia di un uomo che, la sintetizzo molto velocemente, nasce in una famiglia numerosa, senza un padre, con una madre che ha tantissimi figli, i quali li comincia, a causa della grande povertà nella quale viveva la famiglia, comincia a distribuire figli tra orfanotrofi e famiglie affidatarie. E il nostro piccolo Paolo si ritrova all'interno di una famiglia affidataria, il cui padre però è vittima di alcolismo, quindi dipendente dall'alcol, cresce in una famiglia disfunzionale da un certo punto di vista, comincia a bramare la violenza dei compagni coetanei che trova invece per strada, e poi accade qualcosa di grande, perché nella sua crescita lui comincia ad alimentare una rabbia ed una grande voglia di emergere, di affermarsi all'interno della società in cui viveva, e poi ha cominciato a sfogare la sua rabbia attraverso lo sport, la box. Da quel momento in poi la sua vita è cresciuta sempre all'interno di un contesto disfunzionale, e ha cominciato, grazie anche ad un socio e alla conoscenza di un'intera di altre persone, ha cominciato a essere un uomo di riferimento nel business locale, ha aperto diversi punti di ristorazione. Da ricco in cui si ritrovava improvvisamente in una scelta direi anche stranamente azzardata, perché quando si ha a che fare con persone di mente imprenditoriale, è difficile che si facciano dei passi un po' che vadano ad intaccare lo sdrucciolevole dal punto di vista del futuro. Invece è accaduto perché su quel passo c'era già pronto un richiamo alla salvezza che Dio stava preparando nella vita di quest'uomo. Infatti, sbilanciandosi e arrivando in Europa attraverso il Portogallo, poi si ritrova in una comunità facendo il lavapiatti, pensate un po', all'interno di un ristorante, si ritrova da imprenditore ricco e senza nessun problema finanziario a un lavapiatti pur di sopravvivere, si ritrova quindi ad azzerare completamente la sua vita, ed è stato proprio lì che il Signore lo ha incontrato. Si è presentato con cosa? Come si è presentato il Signore nella vita di Paolo? Come si può presentare nella tua stessa vita? Con una parola: ti amo. L'amore di Gesù ha conquistato un uomo oramai definito pedina nelle mani del nemico, che lo aveva portato ad un disastro, ad un fallimento totale. Lì si vede un uomo riprendersi miracolosamente da che cosa? Dall'assenza di amore, quell'amore che forse ha scoperto non aver avuto mai dai suoi genitori naturali, non parliamone dei suoi genitori adottivi, senza parlare del suo contesto, del suo quartiere, senza parlare delle sicurezze finanziarie
finanziare, quel Dio che lui aveva identificato soltanto nel benessere finanziario, svanisce in un attimo. Sembra un po' di rivedere la storia del figlio il prodigo, quando ad un certo punto il padre lo raggiunge con un pensiero che non è fatto di presenza. Il pensiero che ha raggiunto il nostro carissimo Paolo è un pensiero che deriva direttamente dalla ricerca spasmodica di Cristo, della vita di quest'uomo, come esattamente vuole fare nella tua vita oggi. In questo giorno il Signore ti sta cercando, come? Con una parola: io ti amo. L'amore di Dio ha conquistato e vuole conquistare e vuole risollevare le sorti che oramai il destino, il mondo, il nemico ha già scritto per te. Fermati, ascolta ancora cosa il Signore può fare nella tua vita, e se non hai ancora realizzato Cristo e non hai fatto ancora questa esperienza che ha testimoniato il carissimo pastore Paolo, probabilmente non hai ancora incontrato colui che ti ama di un amore che va al di sopra della nostra comprensione. Il pastore Paolo ha testimoniato di vari cambiamenti, di varie trasformazioni evidenti, perché diceva: tutte le cose che vedevo erano nuove per me, ai miei occhi. Ho smesso improvvisamente di bere alcol, di fumare, ci sono pensieri nuovi nella mia mente. Quella mattina tutto è ricominciato da una vita spesa nella caparbia, in un certo senso anche dei propri pensieri e delle proprie idee, riversata, un carattere riversato nell'Evangelo. Infatti è stata quella la molla che ha fatto scattare la vita del nostro carissimo pastore, il quale ad un certo punto ha cominciato proprio a evangelizzare tutto il cantone e, diciamo, anche tutte le persone che riusciva ad incontrare dal mattino alla sera. Da lì ha avuto inizio un meraviglioso ministerio che oggi possiamo testimoniare essere un ministerio riconosciuto da decine di anni, ed ha praticamente cominciato ad essere il pastore proprio della chiesa che lo ha ospitato nella sua prima esperienza con il Signore. Io vorrei chiederti una cosa, abbiamo approfittato per fare questo cappello sulla tua storia e una sintesi proprio per lanciare questi messaggi. Tu hai vissuto una vita fatta di traumi, di abbandono, hai parlato di depressione, hai parlato di dipendenza, hai parlato di tanti problemi che affliggono e avvolgono forse tanti nostri amici in questo momento. Io vorrei chiederti, pastore, come queste esperienze oggi hanno fatto la differenza all'interno del tuo ministerio? Come, quando guardi le persone che hanno questi stessi problemi, riesci a sentire ancora il dolore che nessun altro, probabilmente, chi non ha vissuto questo, non può comprendere? Beh, oggi veramente sto potendo aiutare tante persone che c'è un problema dell'alcol, problema di questi trauma interiore che vive in questa prigione, perché vediamo che tutta la mente è cercata di questa bombardata di pensieri negativi, pensieri di distruzione, pensieri per, come dice la parola, il nemico viene per matare, rubare, distruggere, e è una cosa psichica, una cosa che ha bisogno veramente di una intervenzione di Dio. Io veramente oggi voglio dire una cosa a tante persone che c'è questo Signore sta vedendo anche la tua situazione in questo momento. Signore non ti lascia mai solo, anche se tu adesso non lo senti, non lo vedi, non lo crede, non lo accetta, e Gesù accetta te. Salve, Gesù vede il tuo cuore, Gesù vuole aiutarti, vuole entrare nella tua vita, vuole cambiare la tua vita, vuole fare tutto nuovo, vuole dare una nuova vita, come dice la parola di Dio: se qualcuno è in Cristo, una nuova creatura, le cose vecchie si passano, si diventa nuovo. Amen. Una cosa, una nuova storia, una nuova identità, come, non come una creatura di Dio, ma come figlio, figlia di Dio. Questa è una cosa molto importante. Questo penso la decisione più importante che possiamo avere in nostra alleluia, vita. Alleluia. Possiamo avere tante cose, possiamo avere soldi, possiamo avere macchina nuova, possiamo avere casa lussuosa, ma senza Gesù nel nostro cuore manca la vera sostanza per essere felice. Questa è la vera felicità. Alleluia. Che nessuno può dare, nessuno materiale può dare.
Per poter essere Signore Gesù. Amen, alleluia. Per te. Amen. Oggi sto contento di poter ancora aiutare. Il Signore ha collocato in mezzo a me una persona amata, che è Giuseppe Conte, un amico che di Napoli, che è portato in vita mia. Oggi stiamo insieme, viaggiamo insieme. Siamo, come tante volte io dico, due bambinoni che amano Gesù, alleluia, che fanno cose. Che, ma il Signore sta provando. Io oro per l'Italia. Oro per la tua vita, amo l'Italia, voglio predicare in Italia, voglio espandere quell'Evangelo in Italia, alleluia, perché lo credo. Alleluia. Gesù è il Signore, Gesù può salvare, Gesù può cambiare le situazioni. Amen. E lo credo che sta per venire un avvivamento grande in questa nazione, Italia. Alleluia. Mio cuore brucia per l'Italia. Quando io so parlare il nome Italia, per me, io sono brasiliano, ma dico sempre, sono un brasiliano con cuore 99% italiano e brasiliano. Amo l'Italia, voglio predicare. Il Signore sta vedendo il mio cuore. Io sto aprendo tante porte, ho tanto contatto con tanti pastori e voglio ancora investire, alleluia, in questa nazione, perché lo so che grande cosa Dio ha preparato per l'Italia, amen, per questa nazione. Amen, amen. Grazie Padre, alleluia. Grazie Pastore Paolo, è stato bello ascoltare anche questo invito che hai fatto ai nostri amici, e siamo sicuri proprio che il Signore sta toccando, amen, il tuo cuore. Puoi raccontarci un poco della tua attuale missione, di come ti stai muovendo, amen, e anche un po' presentarci, sì, sì, sì. Anche perché la realtà, sì, che stai curando a Zurigo è diventata una realtà importante, sì, di grande riferimento, anche non solo dal punto di vista locale, ma sta mandando tanti missionari e stai lavorando, sì, proprio con una visione missionaria. Prego. Dopo che ho sempre avevo in cuore di, perché come ho detto prima, di aiutare il pastore nuovo, con l'esperienza di tanti anni adesso che il Signore mi ha dato a poter vedere come si stabilizza una chiesa, come si, perché la chiesa oggi, io vedo, non si può camminare solo attraverso un pastore, ha bisogno di una buona staff, un buon gruppo di leader che appoggia questo lavoro. Tante persone pensano che tutto è diverso il pastore, tutto deve tornare in volta di un pastore. Sappiamo che la opera, ognuno c'è la sua responsabilità. Io sto lavorando oggi a poter aiutare tanti pastori, quello che avevo in cuore, e Dio sta aprendo porta tanto in Italia, Portogallo, per poter aiutare il pastore nuovo che sta cominciando, per dare un spinto per andare avanti, per strutturare la chiesa, per camminare insieme con la dimensione di Dio, come Dio vuole, no? Non con la nostra forza, solo con un gruppo di unire una famiglia, una chiesa, alleluia, si torna una famiglia, un locale onde quella città, quel luogo può diventare grande. Così è stato con noi. Prima faceva tutto solo, dopo vedeva che il Signore ha lavorato, cominciato a preparare leader, e questo oggi sto passando a un'altra persona, e il ministero sta tomando una forma più apostolica, possiamo aiutare qua a Portogallo, tante parti, per me questo è un regalo da Dio. Perché oggi io posso investire in persona, che io so che questa persona può investire in tante persone. Quindi per me questa è una gioia. Veramente è qualcosa che mi dà molta felicità. Amen, sì. Gloria a Dio, alleluia. L'estensione dell'opera di Dio tante volte può portare anche in qualche modo il pensiero che il servo che Dio sta usando può essere in un certo senso anche un po' il padrone, l'identitario. Come fai a dividere la tua volontà, la tua passione con la volontà e la passione di Dio per quello che ti chiama a fare? Scusa, non ho capito quanto a volte ci sono le missioni che prendono troppo l'identità di chi il Signore ha chiamato e sembrano più che missioni di Dio, missioni di un uomo, e tante volte è difficile proprio staccarsi dalla propria identità in una missione per consentire a Dio di esprimersi liberamente in quello che il Signore ti sta facendo fare. Dico, come riesci ad essere staccato dal tuo carattere, dalla missione che Dio ti ha affidato? Di andare senza influenzare troppo con i tuoi voleri, no? Sei dinanzi ad una grande missione che sta vedendo anche tanti uomini, okay, e a volte gli uomini dipendono forse troppo da te, eh? Io immagino così come accadeva forse nell'era apostolica. Sì, sì. Ma io sto vedendo
per me, io quando parlo con un pastore o tento aiutare un pastore, sempre mi foco che quello è una volontà che il Signore voglio fare, non si prende a un uomo, sì, è la volontà di Dio, perché Dio vuole dare crescere la opera, Dio voglio che la opera si espanda, perché Gesù ha lasciato noi qua per fare la opera, ma la opera non è presa a un uomo, ma sì la volontà di Dio. Io vedo oggi, perché io prendo sempre in preghiera quello che il Signore, Gesù ha detto, io faccio quello che io sento il Padre fare, parlo quello che Padre voglio parlare, e oggi io vedo, io voglio ancora andare in questa dimensione, non prende persona, perché io dico persona non si può stare preso a persona, ma si sempre a Dio, sempre diventare più 100% una dipendenza. Amen. Unicamente Amen. Del Signore. Amen. Questo io penso il mio ministero, penso per ogni ministero, ogni pastore si prende questa decisione, perché le persone, io vedo persone, oggi io insegno questo, le persone non sono nostre, le persone pertenzono a Dio. Amen. Io ho mai avuto problema, la chiesa cresceva e tutto, aveva tante, io vedo tante persone, anche pastori, che c'è paura e perde persone. No, le persone non sono nostre. Prima la chiesa cresceva, la nostra chiesa, e dopo usciva persona che andava via. Io parlavo così, oh Signore, adesso che stavo contando con questo, tutto questo ministero, si prendevano in questa, con la tua domanda, si prendevano quelle persone e le persone andavano via. E dopo, oggi io vedo, tutta quella persona che andava via, che era cresciuto con me, andava via dopo, oggi sono persone che stanno in diversi paesi, stanno in diversi paesi, servindo il Signore, alleluia. Il ministero altissimo che io vedo, come? Io oggi ringrazio il Signore, perché questo Signore è tornato tutta la realtà. La opera del Signore, le persone appartengono a Dio, io semplicemente tengo una responsabilità di poter insegnare quelle persone che dipende 100% ogni giorno da Dio. Amen. E non da uomo, no? Amen. Ma sempre fare la volontà del Signore. Alleluia. Unendo in questa dimensione. Grande, grande esempio questo che ci hai raccontato, anche perché mette in evidenza proprio il cuore che hai per la volontà di Dio. Hai parlato dell'Italia, hai avuto al cuore subito di riuscire in qualche modo a portare la predicazione, anche aiutare la testimonianza in Italia. Ma l'Italia, dal tuo punto di vista, che paese è? Che cosa hai incontrato? Quali sono le tue emozioni? Quali sono le tue visioni che Dio ti sta dando per la nostra nazione? La visione che Dio sta dando per, me, per questa nazione, io lo vedo. Io vedo sempre quando prego, vedo che sta cominciando algo nuovo che non esisteva prima, non stava prima. Adesso il Signore sta operando in una forma soprannaturale. Alleluia. In diversi posti. Io dico anche con due testimonianze, tante volte sto andando in chiesa che io vedevo che era una chiesa piccolina, nessuno sapeva, adesso sta tomando una nuova dimensione. Parlo con persone e vedo che il cuore sta si aprendo giorno per giorno a una visitazione del Spirito Santo, di vedere che significa essere veramente una chiesa. Amen. Attuale, una chiesa viva che predica l'Evangelo, che non c'è paura di andare avanti, ma voglio seguire il Signore con tutto il cuore. Io vedo che l'Italia sta venendo un nuovo tempo, questa è la mia preghiera, io voglio sempre venire, Signore, voglio predicare. Se giorno stava in preghiera, falava giorno, Signore, io voglio predicare in Italia, voglio predicare in Italia. Voglio predicare in Italia, sentiva così il Signore e Dio parlava con me, tu devi cuidare il tuo corpo, guarda il tuo tempo, io apro le porte. Alleluia. Io vedo che il Signore sta facendo, non, alleluia, non uomo, perché noi non possiamo fare niente, possiamo Amen. Credere. Gloria a Dio. Io vedo che è tempo di Italia, che venderai. Amen. Venirà in Italia un avvivamento. Amen. Alleluia. Alleluia. L'anima si viene al Signore, e chiesa, giovane, adulto, anziano, Amen. Le persone Grazie, con Signore. Poca età, meno Amen. Età, Amen. Che cercheranno la presenza di Dio, la parola vivente, e a imparare a crescere, a vivere, a dipendere unicamente del Signore. Io credo che è un nuovo tempo per l'Italia. Amen.
Pastore, prima hai nominato il carissimo Giuseppe Conte, che in Italia ha un grande ruolo importante proprio per la casa di preghiera, il ministero della preghiera. Sì. Ma noi italiani, riguardo alla preghiera, dal tuo punto di vista, sì, che cosa ancora dobbiamo imparare? Il ministero di preghiera, io credo che deve avere ogni comunità, quella in Italia, per me, deve avere questa visione, aprire, unire in preghiera, perché quando se vediamo tutto l'avvivamento che ha avuto in tutto il mondo, tutto attraverso di persona che in ha preghiera. Cominciato amen. A pregare. Amen, amen. Quando amen. Sono dato tante parti dell'avvivamento, in tutta la, non possiamo ancora dominare tutte le persone, ma quando guardiamo, la fonte è stata la preghiera. Amen. E amen. Questo è il nemico, non voglio che si une una nazione in preghiera, voglio distruggere, voglio separarsi, ma il mio desiderio e la mia preghiera è che l'Italia poi adesso una nuova visione di preghiera, pastori si unono in preghiera, le chiese, perché siamo una famiglia, amen, perché siamo amen. Un Dio, serviamo il Signore, amen. E quando si uni, io ho stato in prima, so per fortalecere questo pensiero, noi prima in Svizzera tutto separato i pastori, pastore la Chiesa Battista, Chiesa Metodista, Chiesa Presbiteriana, tutto separato, e non aveva, il Signore ha portato il mio cuore di raggiungere tutto questo pastore, ho cominciato a lavorare con loro e cominciamo a stare insieme, a trovare un caffè, a prendere, stare insieme, e dopo ci uniamo tutti in preghiera. Alleluia. E facciamo questo una volta un mese, una volta due mesi, tutti in preghiera per tutto la nazione, e dopo come è stata il Signore aprire per fare evangelizzazione tutti insieme. Amen, gloria a Dio. E questo è stato diventato una senza paura, senza alleluia. Paura di un altro, è una unione, alleluia, di pastore insieme, pregando insieme, e questo è stato veramente per noi visto un sviluppo grandissimo, alleluia, le chiese a crescere, le persone a venire a Gesù. Io quando arrivavo da dove viene tante persone, alleluia, vedo, questa è la preghiera, questa è la fonte, chiamiamo il Signore e crediamo che il Signore opererà. Amen, 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 alleluia. L'unione, qualcuno parlava della grande potenzialità dell'unione anche nelle diversità, sì, e qualcun altro ancora metteva in evidenza che è proprio quella, l'unione, che più spaventa al nostro nemico, perché come dice un detto, sì, l'unione fa la forza, ma sì, noi aggiungiamo a questo detto che dove due o tre sono riuniti, anche dove due o tre diverse, sì, chiese, sì, sono riunite, Dio è in mezzo a loro e si manifesta in modo potente. Tutto parte dalla eliminazione dei limiti, delle barriere, e tante volte gli operatori di pace, come richiama la parola di Dio, partono proprio dalla eliminazione delle barriere, smettere in un certo senso, da questo percepisco proprio il messaggio che ci stai dando, smettere di avere, di far valere le proprie ragioni nel nome di una denominazione piuttosto, sì, che di un'altra, sì, ma di consentire al Signore di, sì, muoversi nella libertà, perché dove c'è lo Spirito c'è la libertà, sì, e nello Spirito di Dio, nella libertà dello Spirito di Dio, consentire al Signore. E se il Signore volesse unire, questa è una delle domande che dobbiamo porci, forse anche un po' paradossalmente, se Dio volesse unire, ecco, consentiamo al Signore di unire, se lo vuole, lo vuole di sicuro, e questo ministero di riconciliazione in un certo senso, sì, ha un ruolo molto importante. Pastore, io vorrei chiederti se hai un messaggio da lasciare ai nostri amici in chiusura, abbiamo ancora 10 minuti, se hai senti in cuore qualche particolare, anche se vuoi fare qualche riferimento biblico a qualche passo biblico, noi siamo felici anche di riuscire ad ascoltare, anche perché siamo convinti che la tua storia, fatta di così tanti problemi che hanno inciso sulla tua vita, anche su quanto hai dovuto vivere nelle emozioni, ecco, per esempio, una delle domande che mi veniva in cuore, che ho
ti devo chiedere scusa, ma devo provare a fartela, insomma, volevo porla forse in privato, ci conosciamo ancora sì. poco. Pastore, come le emozioni cambiano quando subiscono delle difficoltà, la delusione, il fallimento? Come puoi identificare noi quando incontriamo qualcuno che subisce problemi e ferite all'interno della propria vita perché vive la delusione, il fallimento, sì. lo guardiamo negli occhi e forse possiamo sì. vederlo, ma i nostri amici che forse in questo momento ci stanno proprio ascoltando da una cella di un carcere sì. oppure da un letto di ospedale, sì. ecco, ti vorrei chiedere cosa ci dici riguardo proprio ai nostri amici che in questo momento stanno ascoltando. Per me c'è una, mi parla così, viene una parola, il momento che sta in Geremia 1:5 che dice così: prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo. Alleluia, alleluia. E questo per me è qualcosa che ognuno di noi possiamo pensare. Qualcuno che sta vedendo la nostra situazione, sta vedendo il momento che stiamo vivendo adesso. Talvez tu, come dice, come già parlato, forse tu sei in momento, un letto, in ospedale. Ma voglio dire, tu non stai solo. Alleluia. In questo momento, Dio è accanto a te. Talvez in questo momento tu stai passando una difficoltà, che stai vedendo come che io posso uscire di questo vizio, di questa prigione. Di questo tormento che sta mi tormentando tutto il giorno. Lascio, Signore, sta venendo a te in questo momento. Mi voglio ancora portare avanti a te. Voglio dare una nuova dimensione di vita. Voglio aprire il tuo luogo spirituale. Alleluia. Per vedere cosa che tu mai visto prima. Alleluia. Per sentire cosa che tu mai hai sentito prima. Signore è accanto a te, Signore ti conosce, prima di formarti nel grembo materno, e ti conosceva. Questo è qualcosa che io credo che lo Spirito Santo sta usando questa parola per parlare in tuo cuore. Gesù ti ama, Gesù ti conosce, prima. Tu è venuto al mondo non per caso. Alleluia. No. Amen. Tu hai venuto al mondo perché Dio ha un piano Amen. Con la tua vita, come ha avuto Amen. Con la mia vita, con la vita con tante persone. Prima io sentivo una testimonianza di qualcuno e falavo, ma sarà che veramente, Ma oggi, è come, oggi io vedo come due bicchieri di vino. Una persona può dire, due bicchieri di vino, questo vino è buonissimo. Se non proviamo il vino, non sappiamo se è buono. Si vede il colore del vino. Ma non possiamo sapere se questo vino è buono. Io provate l'amore di Gesù, provate la potenza di Dio. Alleluia. Che è entrato nel mio cuore. Grazie. Oggi io quello che conosco la parola di Dio, lo credo. Oggi so il tempo, c'è una carne, ma il Spirito di Dio abita Amen. In me, come Alleluia. Voglio abitare in te, come Alleluia. Voglio cambiare, come voglio ti alzare e farà. Alzati. E credo che questo è un messaggio che può valere per la tua vita, una decisione che so tu può fare, nessuno può fare per Amen, te come nessuno poteva fare Alleluia. Per me. Tu avere questa decisione, Signore, prendi la mia vita, cambia la mia vita, Alleluia. Mi guida come tu vuoi, Signore. Io credo che questo tempo sta preparando il Signore anche per te. Amen, amen. Gloria al nome del Signore. Pastore, ci sono messaggi che sono arrivati in cui ci sono cuori che si sono immedesimati nella tua storia, proprio probabilmente di una storia fatta anche la tua, che ha a che fare con appunto il fallimento e la depressione. E vorrei fare una cosa che non facciamo sempre, vorrei pregare per i nostri amici. Vorrei in questo tempo, in chiusura e proprio sì. a conclusione, pregare per quanti in questo momento si stanno
stanno aprendo al Signore, forse stai sentendo per la prima volta un'emozione che non hai mai sentito prima, perché hai visto che Dio è capace di fare questo. Abbiamo qui in studio dal vivo un ospite che ha testimoniato questa grande possibilità. Il Signore vuole fare grandi cose nella tua vita, e proprio adesso, se non hai ancora compreso cosa Egli può fare, apriti a Dio, concedigli una possibilità e collegati con noi in una preghiera che noi rivolgeremo anche per te presso il Padre, che in questo momento sai cosa sta facendo? Sta mettendo gli scudi intorno alla tua vita per proteggerti dagli attacchi del nemico, che non vogliono in questo momento che tu apri il cuore. Sai cosa sta accadendo nello spirituale? Devi sapere che nello spirituale intorno a te c'è il nemico che vuole chiuderti l'orecchio continuamente, mentre la parola di Dio potente sta arrivando al tuo cuore e vuole trasformarti completamente. Affinché questo avvenga, il Signore sta proteggendoti. Alleluia! Proprio in questo momento collegati con noi e noi pregheremo per te. Il pastore Pereira pregherà per te. Gloria al nome del Signore. Prego, pastore. Alleluia. Grazie, Padre. Jesus. Se posso pregare adesso, posso pregare anche per te, ma posso pregare nella mia lingua, amen, portoghese. Amen. Va bene? Amen. È una lingua vicina, italiana. Non si fa tanto, ma voglio espressare quello che voglio pregare per la mia lingua, alleluia, materna, quando io posso mi espressare quello che ho bisogno. E anche prima voglio dire qualcosa a te, perché il Signore non sta guardando le belle parole. Io quando ho parlato con il Signore, sai che ho detto per il Signore? Tre cose. Signore, sono qua, vicino a te. Entra nel mio cuore. Alleluia. E muda la mia vita. Alleluia. Queste parole ha detto il Signore. Amen. Grazie, Signore. Perché tante volte pensiamo che dobbiamo fare grandi discorsi. Adesso prego per te che tu apri il tuo cuore. Questo è importante. Che tu puoi dire, Signore, io sono qua. Io sono qua, non importa dove tu sei, in qualche parte d'Italia, qualche parte del mondo, se il momento sta guardando, non importa dove tu sei, se devi dire, Signore, io sono qua, io sono questa persona che voglio che tu cambi la mia vita. Io voglio ricevere che tu perdoni i miei peccati, che tu reino viene la mia vita e che io possa essere tuo figlio amato di te. Pai, em nome de Jesus, oro por todas essas pessoas que estão neste momento ouvindo a tua palavra. Amém. Que possa abrir o seu coração. Amém. Que os seus corações sejam abertos a ti. Que tu possa, Senhor, tocar onde eles estão neste momento. Amém. Sim, sim. Em qualquer parte, em qualquer nação, em qualquer lugar. Não importa. Importa que seus corações sejam abertos, que possam receber e possam receber como Senhor e Salvador. Obrigado, Deus, porque neste momento está tocando muitas pessoas, milhares de pessoas em tantas partes, Senhor, porque Tu és fiel. E, Senhor, possa que essas vidas sejam abertas, sejam mudadas, sejam trocadas, sejam revestidas com uma nova unção vinda do céu. Obrigado, Deus, pela Tua obra na cruz do Calvário, que Tu levaste os nossos pecados, morto por nós e ressuscitou no terceiro dia e hoje vive para todo sempre. Obrigado, Deus, porque neste momento a Tua presença está conosco, está neste lugar, está em qualquer parte onde essas pessoas estão ouvindo essa mensagem. Obrigado, Deus, pela salvação em Cristo Jesus, que honramos e damos toda a glória, honra, em nome de Jesus. Amém, 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 aleluia. Amen, amen. Dio ti benedica. Amen, amen. Ringraziamo il Signore per questo momento meraviglioso della sua presenza. Vi ringraziamo, cari amici. Grazie, pastore Paolo. Noi abbiamo veramente tanta gioia nel cuore perché possiamo ancora una volta gridare grazie, Padre, per come ci fai vedere una trasformazione reale nelle vite di quanti si aprono a te. E molti in questo momento sono arrivati ad ascoltare questa preghiera proprio come se fosse stata la loro preghiera. Il Signore sta aprendo i cuori. Noi vi ringraziamo, vi diamo il nostro numero di telefono, se volete rimanere in contatto con noi potete scriverci, l'ho detto per quanti in questo momento ci stanno seguendo dalla radio e dai podcast, 379-2710854. Intanto vogliamo ringraziare il nostro carissimo pastore e augurargli un buon viaggio, un buon rientro in Zurigo e perché no, sarà proprio felice di averti ancora nei nostri studi e poter vivere ancora un tempo insieme alla presenza del Signore. Grazie pastore, grazie per questo
per questo spazio insieme, per questo tempo. Vi ringraziamo anche voi, cari amici. Vi diamo appuntamento a domani, a Dio piacendo, con un nuovo tempo e un nuovo spazio alle ore 12, sempre qui sul vostro canale cristiano Parole di Vita. Pace, shalom. Hai ascoltato Review? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org.